avversario con il gente Pedonia, cioè soprattutto ci sono i banchi. Cosa pensi di questa manifestazione? No, è andata bene, ma veramente bene. Adesso lo dico col sorriso perché ieri, vedendo il tempo, e stamattina temevamo tantissimo. Invece la gente ha risposto molto molto bene, e questo ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato e a chi ci ha creduto. Quindi i banchi che nonostante tutto sono venuti, hanno esposto la merce, non solo cioccolato ma anche le cose alternative, e i commercianti di Pedonia che hanno fatto tutto il possibile per rendere questa festa come sempre allegra e piacevole. È andata bene, poteva andare molto peggio, ma no, è andata bene, c'è stata gente, quindi rispetto al tempo devo dire che siamo stati molto fortunati. Manifestazione che tengono in piedi anche il cioccolatello, c'è il cioccolatello, c'è il discorso delle torte, c'è il discorso della ricerca della tavoletta di cioccolata vincente, e vedo che la gente risponde sempre molto bene. Sì, ci sono tante manifestazioni collaterali. Ieri c'è stato il teatro con i bambini che hanno fatto così una rivisitazione di Willy Wonka ed è stato molto divertente, molto bello. Poi le scuole quest'anno sono state coinvolte tutte, dal nido con le fotografie, alle primarie, di primo e secondo grado, con le favole a tema cioccolato, e sono delle favole bellissime. Hanno avuto una creatività e un'inventiva unica ai bambini, come loro caratteristica naturalmente. E poi l'Istituto Professionale Zappafermi di Pedonia ha partecipato sia con la sezione dei meccanici e degli elettrici, che hanno costruito una macchina per la lavorazione del cioccolato, e sono stati veramente bravissimi, ed è il primo anno che fanno una cosa di questo genere, e naturalmente l'enogastronomico che partecipa con le specialità e poi mette i ragazzi al servizio della festa, quindi servono le torte, aiutano, e questa è una cosa molto importante. E crea quell'ambiente che serve. Infine, certo. E infine, ultimo, ma non ultimo, il nostro Choco Click, ormai è la sesta edizione, che attira sempre tantissima gente, tante foto, belle, ogni anno sono sempre più belle. E credo che quest'anno abbiano avuto difficoltà a giudicarle, perché insomma ormai si stanno veramente specializzando questi fotografi. Per cui insomma è andata bene, è andata molto bene. Okay. Meno male che... edizione del Choco Click, opere che sono arrivate da tutta Italia. Gigi Cavalli corporalmente è il motore di questa manifestazione, di questo concorso, che finalmente non ha partecipato sotto smentite spoglie, che ha potuto gestire direttamente la selezione. Com'è andata? È andata bene, rispetto agli altri anni forse come numero un po' meno di foto, nel senso che gli altri anni c'erano un centinaio di foto, quest'anno sono 67, però dal lato della partecipazione è cambiata, perché sono un 50% di fotografi dall'Italia, 50% locali. Dall'Italia perché abbiamo fatto una promozione sulle riviste di fotografia, quindi sono arrivati Roma, Firenze, Varese, Cosenza, Trieste, Gorizia, e quindi è un concorso un po' diverso, un po' più competitivo. Senti, queste persone sono presenti a Pedonia oggi? Non lo so, lo diremo quando ci sono le premiazioni, vedremo se si presentano. Quest'anno qual è il tema? Di solito c'è sempre un tema dominante, quest'anno cos'era il tema dominante, quello che ha influenzato di più i temi, le scelte dei fotografi? Il tema logicamente è il cioccolato, sì, quindi non puoi andare. È stato l'anno del storico porno soft, l'anno. Quest'anno ho trovato il fiore, un motivo floreale abbinato al cioccolato, quindi le rose, altri fiori, il bosco, la castagna. Sulla castagna non c'entra con i fiori, però molte rose, molti fiori, l'ambiente, sì. Che l'hanno notato. Sapremo alle 6 che ha vinto. Alle 6 sapremo, quest'anno abbiamo fatto 3 menzioni speciali anziché 1-2, perché c'erano dei punteggi elevati, quindi saranno 3 premiati e 3 menzioni speciali.